Come, non ha donato... Sì, capisco la sua sorpresa. Scoprire che qualcuno può mentire a questo livello, beh, è sconcertante. No, però... Ma alla madre del conte è stato fatto un trapianto. Senta, mi ascolti, non so niente della madre del conte. Sicuramente le hanno fatto un trapianto. Però non con il midollo di Delfina. Il donatore è stato un altro. È chiaro. Ha mentito per passare da eroina. Non capisco. Dico che è un'imbrogliona, è una malata. Lei deve venire con me, venga con me. Come? Venga a raccontare la verità al conte, deve dirgli tutto quello che... Ma non congresso in Brasile, non posso, tornerò tra due giorni. Beh, allora gli telefoni, venga, gli telefoniamo, gli diciamo tutto qua. Ma ho già dato i risultati delle analisi a sua madre, non si preoccupi. No, no! Sì, devo andare ora, è tardi. No! Sì, va bene, va bene. No! Un'altra volta! Accidentale. Marta, mi dici che ti hanno avvertito della cancellazione del matrimonio via mail? È impossibile! Zulema, non mi importa di niente, io voglio stare con te. Sta zitto, mocioso. Per favore, dimmi di sì e dai. Sta zitto ed esci di qui, rompi scatole! Va bene, sta calma. Pronto? Pronto. Scusami, Marta, come va? Pronto? Marta! L'ho messo giù, grassa balena odiosa! Tutti sanno della cancellazione del matrimonio, non capisco. Devono essere stati quei mocciosi insopportabili. Lo riduco a un purè di patate, quell'inetto di tuo marito. Se non trova Flor, stavolta lo faccio allo spiedo. Ti aiuto io. La cravatta. No, ah, sapevo che eri bravo. Bene, bene. Stava parlando col dottor Segura. Chiudi, chiudi. Cafeteriosa, non sapete come vuole qui. Flor. Ti cucino lento, molto lento, lo giuro. Sì, va bene. Però prima dobbiamo pensare, dobbiamo fare qualcosa, perché quella cervetta non parli. Su, pensate, pensate. Ma tu, stupido. Mamma, trova qualcosa in fretta. Ci servono i cellulari di Martin e di Massimo. Quei cellulari ci salveranno. Alto là. Io credo che sarebbe meglio narcotizzare quell'impicciona. Sta zitto, stupido! Farete quello che dico io. Franco, sono tuo amico, non c'è stato niente. Basta girarci intorno, basta, giuramelo se è così, giuramelo e basta. Ma certo. Tu mi fai schifo, vattene, sporco traditore. Franco, Franco, aspetta, ti stai sbagliando? Non è successo niente tra me e... Allora giuramelo, guardami negli occhi e dimmi che non è successo niente, dimmelo, avanti. Franco, io ti sto dando una possibilità di dirmi la verità. Ma ce lo sto dicendo! Non è successo niente! Scusate, io... So che disturbo, ma sto male, devo parlarti. Vattene, perché tu... Tu sei il peggiore di tutti. No, no, per favore, ascoltami, Franco, mi vuoi ascoltare? Anche se sono adottato, tu sei il mio gemello e ti vorrei via, vattene, Nicolas, vattene, vattene. Franco, non lo trattare così. È tuo fratello, ti vuole bene. Ha mai riflettuto sul perché Olivia non voleva vederti? Vedi, è lì che sta il problema, sai? Che finiamo sempre tutti immischiati nei tuoi problemi. Io voglio solo sapere se... se è successo qualcosa e basta. È solamente questo. So che non ho diritti su Olivia, questo lo so già. Però non sopporto che mi mentiate, non voglio che mi mentiate, non voglio che lo faccia mio fratello, non voglio che lo faccia Olivia, non voglio che lo faccia tu, perché sei mio amico, io... Dimmelo una buona volta, dimmelo e basta. Facciamola finita, per favore, dimmelo. Giuramelo. Te lo giuro. Ti giuro che tra di noi non c'è stato niente. Bene, mamma è fuori a fare quello che deve. Va bene. Adesso ho bisogno che resti in piedi come un palo e che mi avvisi quando arriva quella disgraziata, va bene? Sì. Ti conviene fare le cose bene questa volta, Bonilla, perché ti giuro che ti distruggo. Per favore, Delfina, fidati di me. Tranquilla, questa volta non sbaglierò. Sarò un palo della luce, dei gas, del telefono, dell'acqua, di tutto. Va bene, adesso sparisci però, vai. Ma fuori, aspetta, vai. Aspetta, cara, io insisto nel mettere in atto il mio piano molto più contundente e radicale. Piano, diciamo. Contundente e radicale, quello ci vorrebbe per te, vattene! Uffa! Delfina, Delfina, che cos'hai? No, amore mio. Stai bene? Sì, tesoro, sto bene. Non ti avevo visto. Come stai? No, forse stai, è meglio che chiami il medico, perché ti faccio un controllo, perché non mi sembra... Perché che... no, vita come mia, non è necessario. Mi sento molto meglio, davvero. Sul serio? Hai bisogno di qualche cosa? Sì, una cosa mi serve. Stavo pensando che io...
Io non vado molto d'accordo con i ragazzi, però volevo approfittare delle nostre nozze per riunire la famiglia. E quindi mi sembrava che fosse una cosa carina dire di venire alla cerimonia ai gemelli, no? Sì. Beh, ai gemelli, sì. Cioè agli ex gemelli, insomma, ai ragazzi, a tutti i ragazzi, ai gemelli in realtà. Invitiamoli al nostro matrimonio, volevo farlo io, ma dato che sono ancora convalescente non posso uscire, sì. Non potresti andare. Sì, Delfina, ho capito, va bene, andrò io a parlarci. Però sì. Non credo che vogliano... No? No, non sarà facile, ma quando tornano... Come quando tornano? Sì, sì, no, sì, adesso. No, tesoro, no, adesso. Ma Delfina, devi io... andarci adesso, per favore, andrei io, ma non posso. Vai, amore mio, no, va no, alla palestra, no, cercali e parlaci, falli sentire amati, ascoltami, fai sentire ascoltami, loro che per noi sono importanti, sì, molto. Sì, sta tranquilla, vedrò che cosa posso fare. Va tu bene. Intanto vadi sopra e riposa. Sì, amore mio. Ciao. Vado a riposare, ciao, amore mio. Senti, non mi sto dimenticando niente. Come? No, dei miei baci. Amore, vai, sbrigati, vai, tesoro, e vai. Ciao, amore mio. Ciao. 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 Fatto. Ho il cellulare di Massimo e lui è fuori di casa. Adesso il prossimo passo. Tieni, carina. Per che cosa sono? Non capisco, non capisco. Cosa non capisci? È così difficile, devi avere un cervellino da gallina. In cambio di questi soldi tu devi fare un lavoro che adesso ti dico e basta, nient'altro. Sì, sono davvero un bel po' di soldi, sì. È che mi fa un po' di pena Martin, perché lui in fondo è un cuccio, è un ragazzino. Tu mi fai ridere. Ascoltami, tu devi fare con Martin quello che ti ho chiesto e vedrai che lo renderai super contento. E tu approfittane perché ti divertirai e avrai modo di salutarlo. Eccolo che arriva, forza, al lavoro. Ciao, Giovanna, mi hai chiamato, hai cambiato idea. Oh sì, quanto mi mancavi. Anch'io, ma... Ho sentito il tuo messaggio e mi è venuta voglia di farti una proposta. Sì. Ti va di passare il weekend con me in un appartamento che mi sì, hanno prestato? Certo, volando. Ma... Bene, andiamo. Andiamo. E andiamo. Ma dove diavolo è andato quel conte dei miei stivali? Dove è andato, vorrei sapere? Non sapere, bambina mia. Lui direi che avere cose da fare e poi tornare. Avere pazienza. Pazienza? E come faccio ad avere pazienza? Non posso aspettare, devo parlare con lui, è urgente. Ora lo chiamo e vediamo di... Ti vorresti chiamare, Massimo? Suonerà questo. Che fortuna vederti. Sì? Perché vedi, io pensavo che fossi capace di qualunque cosa, ma di mentire. Su una cosa così importante come la donazione di un pollo. Non so se mi... Hai visto come sono creativa? Non posso crederci. Sei il peggior mostro che esista sulla terra. Oh, mille grazie, Flor cara. È per questo che sono capace di fare qualunque cosa. E farò qualunque cosa per ottenere quello che voglio. Non l'avrai, io parlerò. Racconterò tutta la verità. Non so, non credo che lo farai. Ah, no? No. Vuoi vedere? Vado subito a farlo. Vuoi parlare con Massimo? Prima vai in camera dei ragazzi, staranno bene? Non so, ho dei dubbi. Sei una vita. Sarà successo qualcosa? Ah, no, ti prego, se gli è successo qualcosa ne morirà, lo giuro. Ehi, smettila di mangiare. Ascoltami, quello che hai fatto è sbagliato. Però Franco ti perdonerà, rilassati. È che non si è mai arrabbiato così, e ha ragione. La smetti di ingozzarti. Almeno invita gli amici, no? Ragazzi, sistemiamo il pub, per favore, mettiamoci a lavorare, dai. Cosa parlo, giapponese, io? Ho detto al lavoro, che fate ancora seduti? Dai, avanti a lavorare, non è successo niente. Senti, faccia, ti chiedo per favore di non venire più a lavorare qui, vai via, eh. Scusami, ma la licenza del bar è mia. Sì, ma l'incaricato sono io, quindi per favore, vai. Facciamo così, parla con Flore, se lei è d'accordo me ne vado. Che cosa guardi? È un problema nostro. Senti, cavolo, vai a lavorare. Aspetta un momento, dimmi perché vi ho lasciati da soli nello spogliatoio? Bata, lasciali, vieni, aiutami con le casse, forza, dai. Bene, vedo che avete avuto i permessi, come avete fatto? Ci hai aiutato in secondo, mentre tu ti stavi sposando. Sì, sempre lui. Beh, in realtà abbiamo saputo che ti sei quasi sposato. Povera Delfina, la straghetta, mi fa una pena, sai. Ah, Nicola, così basta. Buona. Non sono in vena di scherzare, chiaro? Immagino che non continuerete con questa idea del pub. No, le casse sono mie, ho fatto un ordine per il bar. Ah. Bene, bene, volevo dirvi che non voglio più avere problemi con voi, che voglio che le cose siano chiare, capito? Sì, abbiamo tutto perfettamente chiaro, sappiamo chi è dalla nostra parte e chi invece non lo è. Sì, hai capito? Sentite, l'unica cosa che sono venuto a dirvi, lo ripeto per l'ultima volta, è che non voglio avere più problemi. D'accordo, e io voglio che tu sappia che se sposerai Delfina io andrò a vivere nel capannone e non ci torno a casa. Se è quello che vuoi, va bene. Franco, dobbiamo parlare, io non posso andarmene così, per favore. Olivia, eri qui. Ragazzi,
hai fatto qualcosa di male ai ragazzi, ti giuro che ti ammazzo. Roberta, come stai? Come stai? Sì, sto benissimo. Che ti prende? Dov'è Thomas? Dov'è Thomas? No, pensaci, è importante, Thomas! Thomas! Thomas, vieni qui, dov'è? Dov'è Martin? Martin? Dov'è Martin? Non lo so, io non l'ho visto, voi l'avete visto? Avete visto Martin? No, noi eravamo con Congo, e stavo parlando con... Non faccio lo spia. Con chi stava parlando, Martin? Stava parlando con Zulema e ha preso una borsa come per andare. Con Zulema. Venite con me, devo chiamarlo. Ecco, presto. Florencia. Venite. Aspetta, vieni. Aspetta, Martin, vieni. Aspetta. Aspetta, vieni. Un momentino, aspetta. Aspetta, Martin, aspetta. Fermo. Voglio farti una doccia, eh? Sì, per te faccio anche questo. Bravo, torno sì, subito. Sì. Na 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 na. Tieni, ecco quello che volevi. Molto bene, carina. Bel posticino, eh? Bah, divertitevi, piccini. Questo pure è naturale. Sì. Tranquilla, Flora. Martin sarà con quella gatta morta e questa bugiarda cronica vuole solamente spaventarmi. Stai tranquilla, adesso ti risponde. Oh, no. Martin! No, servetta. Sono mammina, malala. Martin ora non ti può rispondere. E attenzione, comportati bene, perché altrimenti non potrai più ascoltare la sua dolce vocina. No, no, Martin. Flor, che c'è? Parla, su. Ascoltate, andate in cucina e dite a Greta di stare con voi. Non lasciatela neanche per un minuto, è chiaro? È chiaro? Sì. Andate. Ma cosa... va tutto bene, però state con Greta per un po'. Adesso mi dici che cosa hai fatto a Martin, perché ti giuro non che sei morta. Non gli ho fatto niente, niente gli succederà finché tu farai la brava bambina. Non puoi dire niente a nessuno di quello che sai, né di me, né di Martin, né di niente, altrimenti quel povero ragazzo... Qualcuno avrà un problema. Delfina, ti giuro. Io ti giuro che... Sentiamo, che mi giuri, non sei nella posizione di minacciarmi, Florisienta. Non essere arrabbiata, stiamo negoziando. Io sposerò Massimo e mi farò portare in luna di miele e soltanto allora ti restituirò il tuo Martin sano e salvo. Sono stata chiara? Vediamo, vediamo. Olivia, mi vuoi spiegare che cosa stai facendo qui? Puoi lasciarla in pace, sono stati giorni complicati. Tu non ti intromettere e tu nemmeno, Massimo. Aspetta, 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 capiamoci. Io ho garantito perché eri fronte al padre e tu la nascondevi qui. No, 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 io non la nascondevo, no. No, certo, non mentirmi. Olivia tanto. Stava con me. Come? Sì, non sapeva dove stare, quindi le ho offerto di venire a casa mia. Come amico? Un momento, aspettate, voglio capire qualcosa. I tuoi genitori... Ti stanno cercando disperatamente da tutte le parti e tu giochi a nascondino, è così? Beh, mi dispiace, va bene? E mio padre sa già da qualche giorno che sono qui. Va bene, io non lo sapevo, non mi ha chiamato. Sì, lui viene oggi a casa tua perché torniamo in Germania. Cioè, no, mio padre torna perché io non me ne vado finché non ho chiarito tutto. Perdonami, non volevo dare fastidio a nessuno, ma ho sbagliato, sì. No, va bene, non devi preoccuparti. Vieni a casa, non voglio più problemi con tuo padre. Va bene, sì. Beh. Bene, è tutto chiaro, direi, no? Quando il ragazzo esce dalla doccia, gli dici di chiamare a casa e avvisare che resterà un fine settimana fuori. Hm? Così nessuno sospetterà assolutamente niente. Bene. Sì, 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 tutto perfetto, ma mi fa un po' pena perché lui è così sicuro di farmi innamorare. Niente pena, è chiaro? Assolutamente niente. Se vuoi entrare in questo affare devi strapparti tutti i sentimenti dal cuore. Eh? L'unica cosa di cui devi preoccuparti tu... Sono questi amici. È ovvio che poi nessuno ti proibisce di cercare un po' di sbarco, no? Sta arrivando! Vai, dai, ci vediamo dopo, cara.